Buongiorno e ben ritrovati. Oggi preparerò un piatto unico a base di patate. Saranno delle patate gratinate con tanto formaggio e speck. Un secondo piatto semplice, veloce e perfetto per la cena. Ho messo sul fuoco una pentola con l'acqua e immergo 800 g di patate. Cercherò di prenderle tutte della stessa dimensione. Dal momento in cui inizierà il bollore, le farò bollire per circa 20 minuti. Mentre le patate cuociono, affetto uno scalogno, in alternativa potete utilizzare mezza cucciola cipolla, lo metto in una padella e faccio a fiammifero anche 60 g di speck in un'unica fetta. Quindi la divido a metà e poi la ritaglio. E metto anche questo in padella. Appena un filo d'olio. E lo faccio soffriggere. Lo speck e la cipolla sono dorati. Questi spengo e li metto da parte. Sono passati 20 minuti. Riesco ad infilzare le patate con una forchetta, quindi posso scolarle. E queste sono le patate che ho lessato. Ora le vado a spellare. E affetto ora le patate a rondelle spesse circa mezzo centimetro. Prendo ora una pirofila. La ungo con appena un filo d'olio e la cospargo con un cucchiaio di pan grattato. Questo farà sì che le patate sul fondo formeranno una crosticina. E inizio a posizionare le patate disponendole a raggiera e leggermente sovrapposte le una alle altre. Le condisco ora con un pizzico di sale e uno di pepe. E metto sulle patate lo speck con la cipolla, cercando di distribuirlo in maniera uniforme. Prendo ora dell'emmental e lo gratto con una grattugia a fori larghi. Ne gratterò circa 50 g. In forno ora a 200 gradi. Ed eccole pronte. Le nostre patate gratinate con speck e formaggio sono pronte. Per oggi è tutto, io vi saluto e noi ci vediamo domani.